Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Vedere il Natale con gli occhi di Maria, sentirlo attraverso i palpiti del suo cuore, i suoi sentimenti e le sue emozioni. Ciò è lo stupore che si dovrebbe gustare. Se si fa questo, il Natale ha un senso e diventa stupendamente bello. Leggiamo queste parole di Don Dolindo Ruotolo che ci descrivono come l'Immacolata visse quei momenti. Scrive Don Dolindo: «Venne la notte, era algida ma serena, e brillavano gli astri nel cielo. Un silenzio grande circondava quel luogo, ed una solennità più grande vi regnava, perché l'invisibile corte celeste già veniva in terra a corteggiare il Re Divino e rifulgeva nella sua placida luce spirituale fatta tutta di conoscenza e di amore. Gli uomini e le cose dormivano e lontano lontano si vedeva solo qualche bagliore dei fuochi dei pastori che vigilavano il gregge. Gli astri roteavano nel cielo, seguendo le leggi di ordine loro assegnato da Dio, e nel corpo immacolato di Maria si compivano con la stessa precisione le leggi della procreazione». Continua Don Dolindo: «Rutilavano le stelle e rutilava il sole divino verso l'orizzonte della vita terrena, prossimo a spuntare come raggio attraverso il seno immacolato della madre. Il sole è preceduto dall'aurora ed è accompagnato dalla stella più fulgida della notte che sparisce nei suoi raggi. Ora la bella aurora della nascita del Re d'amore era Maria nell'elevazione del suo amore e la stella tremolante in adorazione era San Giuseppe. Maria era tutto un fulgore di contemplazione e di estasi, bella nella sua innocenza purissima, circondata da un tenue nembo di luce che la delineava nella notte come placida luna nel firmamento. Genuflessa, con le mani congiunte e lo sguardo al cielo, era l'immagine del seno del Padre e rifletteva da sé qualche barlume dell'eterno mistero. Contemplava Maria, si trovava tra l'eternità senza tempo ed i tempi carichi di secoli, mirava nell'eternità il Verbo, termine dell'eterna generazione del Padre, e mirava nel tempo il percorso dei secoli delle promesse che terminavano in lei con la generazione temporale del Verbo nell'umana carne». Continua ancora Don Dolindo: «Contemplava Maria il cielo ed un sorriso le sfiorava le labbra nella gioia immensa che vi regnava. Contemplava nel suo seno il Verbo eterno che vedeva nel Padre e la sua vita mortale si illuminava di splendori eccelsi poiché essa era madre di Dio. L'amore eterno che l'aveva fecondata la illuminava tutta ed essa a poco si trasumanava, sembrava tutta luce e come un ferro incandescente nel fuoco brillava perché traspariva da lei il Verbo incarnato. Il suo corpo immacolato era come spirito, sembrava trasparente, anzi evanescente nella luce del Verbo. L'eterna vita affiorava dalla piccola creatura umana e la passava come raggio che attraversava un cristallo». E qui termina la citazione di Don Dolindo Ruotolo. Ma rileggiamo quella parte centrale della citazione. Quando Don Dolindo dice: «Maria si trovava tra l'eternità senza tempo ed i tempi carichi di secoli, mirava nell'eternità il Verbo, termine dell'eterna generazione del Padre, e mirava nello stesso tempo, il percorso dei secoli delle promesse che terminavano in lei con la generazione temporale del Verbo nell'umana carne». Dunque, cari amici, Maria fa da unione del tempo con l'Eterno. Meglio, ella con il suo fiat ha ricucito lo strappo del tempo dall'Eterno. Non solo Cristo allora è il centro della storia, ma il centro della storia è anche Maria. Questo perché laddove c'è Cristo, lì vi è anche la Madre, ma soprattutto perché quel dono meraviglioso ed incommensurabile dell'incarnazione del Verbo
sia avuto grazie ad un sì di Maria. Il centro della storia è Dio incarnato, ma il centro della storia è anche l'amore di una madre. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.